Siamo qui al Vomero questa mattina alla chiesa dei Fiorentini, dove a breve si celebreranno i funerali di Luigi Necco, grandissimo, straordinario personaggio della televisione, della Rai, ma uomo amico di tutti, ricordato per le sue straordinarie interviste con Diego Armando Maradona, amante del Napoli, del calcio. Amava tutte le cose che faceva e le faceva in una maniera straordinariamente buona. In questo momento è arrivato il feretro, quindi noi interrompiamo un attimo questa nostra apertura per tagliare direttamente sul feretro. Seguite il servizio. Il feretro, come vedete, è portato volutamente a spalla dagli amici e dai colleghi giornalisti che da sempre lo hanno accompagnato nelle sue lunghissime dirette del Napoli. Momento di grandissima commozione. Siamo con il presidente della Regione Campania. Presidente, non è finito solo un giornalista, ma è finito un uomo di cultura che ha portato Napoli e la Campania nel mondo. È sicuramente stata una delle immagini più belle, più forti di Napoli, del sud, dell'Italia. È un grande giornalista perché è riuscito in un'operazione sempre difficile a essere un uomo libero, essere un uomo anche di carattere, ma mantenendo un grande rispetto umano per tutti i propri interlocutori, una grande eleganza personale, una grande sensibilità. Sono valori veramente di altri tempi e da questo punto di vista è stata una grande perdita. Ovviamente ne approfitto per rivolgere un saluto affettuoso alla famiglia, alla nipote, e rimane, come per tutte le grandi personalità, rimane il suo ricordo, la sua lezione, il suo insegnamento. Per chi fa giornalismo, per chi si impegna nella vita pubblica, per chi rimane convinto che nella vita le cose più importanti sono i rapporti. Soprattutto per chi lo fa con onestà e con serietà, il giornalismo è una professione molto complessa, Presidente. Una funzione decisiva nella vita democratica, ma oggi delicatissima, perché davvero si corre il rischio di distruggere persone, vite umane, calpestare la dignità della gente. È un compito difficile, cercare l'informazione, descrivere i fatti, la realtà, esprimere anche opinioni, ma ripeto, con lo stile umano che aveva Luigi Necco. Antonello Perillo, abbiamo sentito un pochino tutti gli altri amici e colleghi di Luigi, è chiaro che è anche strano porti questa domanda, un vuoto incolmabile, una presenza insostituibile? Condivido al 1000%, Luigi è stato e sarà sempre un punto di riferimento per tutti noi, un maestro, sicuramente un maestro di giornalismo, sapete tutti, lo sanno tutti i telespettatori, che lui non era solo, e già quella era una grande cosa, il volto notissimo di 90° minuto, ma anche un grandissimo cronista, ha raccontato il terremoto, ha combattuto la camorra, è stato anche vittima di un vile agguato, infatti poi un uomo di grande cultura, ha ideato una bellissima trasmissione sull'archeologia come l'occhio del faraone, ha fatto tante altre cose. Ma anche l'emigrante dove parlava. All'emigrante poi a Canale Nord, perché lui tifava per il Napoli e tifava soprattutto per Napoli, per la città. Ti dico poi personalmente, era veramente un amico, perché lo è stato davvero, io sono stato il re che avevo 30 anni, lui era più grandicello di me, mi ha insegnato tante cose, davvero una brutta botta per tutti noi. Io ci ho fatto due trasmissioni con lui e ti posso dire, sottoscrivo veramente, virgola per virgola, grazie Antonello. Grazie a voi, grazie. Siamo in compagnia di Gianfranco Coppola, amico e collega di Luigi Necco. Gianfranco, una pagina di storia che si chiude o meno? Sì, sicuramente un grandissimo personaggio il cui segno in qualche misura, ancorché minima perché il tempo travolge tutta, ma rimarrà. Il grande amore per Napoli, la capacità di interpretare un lavoro senza risparmi. Io ricordo quando lo trovavamo a volte
in redazione di sera tardi, che si addormentava dopo aver visto ore e ore di immagini in saletta di montaggio o in videoteca a scalettare, perché il suo vero padrone era il telespettatore. Lui non si sarebbe perdonato che avesse confezionato un servizio tralasciando un qualcosa che poteva interessare il telespettatore. Un amore smisurato per il lavoro, che interpretava sempre con uno stile personale, ma non per essere personaggio, ma per essere dentro le case come fosse uno di famiglia. Dal calcio all'archeologia, dalla cronaca ai racconti anche di momenti culturali che potevano sembrare apparentemente semplici, quasi non degni del valore di Necco, che invece ogni servizio affrontava con un piglio da debuttante. Quindi non, il grande segreto del giornalista. No, esatto, non ci sono però allievi suoi, nel senso che era e rimarrà assolutamente unico per stile, per capacità, anche per il saper comunicare con le persone al di là del ruolo. Quindi diciamo che anche la popolarità cresce a dismisura anche adesso che non è più proprio fisicamente tra noi. Ha lavorato praticamente finché ha potuto, impegnandosi in altre esperienze, perché per lui il lavoro era come l'aria. Nel momento in cui non ha potuto più lavorare, gli è andata via l'aria e ci ha lasciato. Grazie Gianfranco. Grazie. Sembra quasi sciocco dire è morto Luigi Necco. Cosa mancherà al giornalismo da oggi in poi? Ma guarda, ieri ho fatto un pezzo prima per internet, poi per il giornale, e quindi ho raccolto anche tante dichiarazioni. Una di quelle che più mi è piaciuta è una dichiarazione di una giornalista che ha detto Gigi Necco è quello che ha saputo raccontare meglio di tutti Napoli. 10 anni passati insieme in redazione quando nacque la terza rete, quindi siamo questi mitici anni 80. Lo ricordiamo tutti per 90esimo minuto, ma io lo voglio ricordare per quello che è stato davvero, un grande narratore, un cronista. Lui era il punto di riferimento del TG1. E quindi quelli erano gli anni del terrorismo, della camorra, del bradisismo, del dopo terremoto. E poi questo suo amore per l'archeologia, lui lavorava per il TG1, ha fatto degli speciali, ha fatto innamorare tutto il paese con queste ricchezze nostre. E allora Pompei, Ercolano, la Magna Grecia, ha volgarizzato, cioè ha reso spettacolare un tema che è sempre stato chiuso, no? Quello dei beni artistici. E poi la grande capacità di innovazione del mezzo televisivo. Antonio Corbo, firma importantissima di La Repubblica, si è parlato ormai in tutte le salse, in tutte le lingue di questa perdita mostruosa di Luigi Necco. Lo ricordi con un aneddoto? 40 anni in un minuto. Infatti. Mi piace soprattutto quello che ho raccontato oggi su Repubblica. Noi abbiamo fatto tra l'altro anche un mondiale in Messico l'86, uno dei miei 4 mondiali l'ho diviso con lui, e io ricordo le nostre pause al tè con Emanuele Audisio, di cui presentiamo il libro il giorno 16 a Napoli, con Michele Serra, Sergio Troise, Darwin Pastorin. Ci riunivamo, era un bel gruppo di giornalisti, e ricordo che io gli chiesi aiuto, perché senza dirgli che gli chiedevo aiuto, ma così lo invitai a cena. Qual era questa cena? Era la cena di un presunto mafioso che io avevo in qualche modo raccontato in forma molto allusiva, perché frequentava la Nazionale, c'era un contatto tra la Nazionale e questo giro che in qualche modo mi sembrava non limpido. Fui rintracciato nella sala stampa di Chapultepec, 1700 giornalisti, dove non calava mai la notte, notte e giorno, perché per i fusi orari i giornalisti si alternavano. E allora io riuscii, sapendo che mi inseguiva, mi cercava, inseguì questo personaggio e gli andai incontro, dicendo addirittura che ero offeso, che l'avevo cercato e non l'avevo trovato. E poi dissi, va bene, allora chiariamo tutto a cena. Lui disse, mi invito io a cena, poteva sembrare una minaccia. Io me ne andai con Luigi Necco. Questa persona si rivelò amabilissima, e Necco, con il suo garbo, l'uomo che parlava dritto al cuore,
gli fece dire tante cose e noi capimmo 32 anni fa che c'era la rotta dei narcos non solo dalla Colombia ma anche dal Messico di cui si parla oggi. Ho lavorato con lui su Canale 9 quando Napoli era in B, che si giocava a Campobasso. Abbiamo viaggiato per quasi un anno insieme in macchina e lui mi ha insegnato parecchia roba di cultura alla quale non avevo idea. Poi lui abitava per tanti anni vicino a casa di mia suocera e logicamente l'ho conosciuto da sempre. Un vuoto veramente incolmabile e sembra una parola detta così, ma non è così, è veramente un vuoto immenso quello che lascia Luigi Necco. Sì, anche perché era rimasto uno degli ultimi nostri riferimenti, cioè per, come etica, come comportamento, come tutto. Io l'ho visto a luglio scorso in Trentino, a Di Maro del ritiro estivo del Napoli, me lo vedo arrivare claudicante col bastone in mezzo alla piazzetta di questo paese e gli chiesi: ma come sei arrivato, in aereo, in treno, mi potevi chiamare? E lui mi ha risposto: sono venuto in auto da solo 1000 chilometri per vedere il Napoli. E dico: dove alloggi? Dice: non ho ancora dove dormire. Allora gli risposi: allora vieni nel mio residence e ospite mio. Lui disse: no, preferisco un albergo. E quindi in tutta fretta col sindaco del posto gli trovammo una sistemazione. Un grande sotto tutti i punti di vista. Il pezzo di storia di Napoli lo conosco da 30 anni, 40 anni e niente, era più giovane di me, vabbè, lui è stato in Napoli, che ha descritto anche me, il periodo d'oro al Napoli, il periodo di Maradona. La famosa frase: Maradona davanti a lui confessò che era stata un po' la mano di Dio e la testa di Maradona a fare quel gol praticamente particolare che poi dopo fece vincere il campionato del mondo all'Argentina. È stato merito suo che riuscì a fare dire questo a Maradona. È un giornalista importante, un giornalista molto critico sempre, però ci metteva sempre un pizzico di spirito, un humor, un pochettino di humor, quindi era accettato da tutti, anche dalle persone che avevano un articolo contro. Difficile ricordare e riassumere in pochissime parole chi era e chi è stato Luigi Necco. Luigi Necco, oltre ad essere stato uno straordinario professionista, volto notissimo di 90° minuto, ci ha dipinto più che disegnato proprio le azioni di Diego Armando Maradona nel Napoli dello Scudetto. Nell'81, purtroppo per la sua straordinaria onestà e anche grande coraggio, la banda Cutolo lo gambizzò in un ristorante di Avellino, ma lui imperterrito è andato avanti, non si è mai sottratto, non si è mai tirato indietro. Uomo di straordinario spessore culturale oltre che giornalistico, tantissime attività anche dopo la vita giornalistica in Rai. Basti ricordare L'Emigrante, una su tutte, che è stata una delle trasmissioni dove traspariva il suo amore per Napoli, quella Napoli che ha sempre amato, come ha amato il suo Napoli, come abbiamo sentito dalle varie interviste che abbiamo ascoltato in questi minuti. Una frase che faccio mia, che è sua: Milano chiama, Napoli risponde. Ciao Luigi. Thank you.